Ciao Bettes.it dall'Ucraina con furore, didascalia subito eccitantissima. Questo film è parlato nel linguaggio dei segni, non conterrà alcuna didascalia, né commento, né traduzione. E subito tu hai un film che boh, ti dà un cazzotto in faccia e ti dice adesso ti faccio entrare in un mondo che non è il tuo. E già questo mi ha eccitato tantissimo perché, come purtroppo sapete anche voi, sono un critico cinematografico, vedo tanti film. Un film come The Tribe non lo vedo così tanto spesso. Perché? Perché è parlato effettivamente nel linguaggio dei segni. E perché questo regista, dal cognome quasi impronunciabile, mi preparo a fare la mia ennesima figuraccia, Miroslav Slaboshpitsky, Miroslav, lo chiameremo così, Miroslav ucraino, perché lui è andato giù veramente pesante su questo concetto qui. Aveva fatto un corto come Damien Chazelle con Whiplash, aveva fatto un corto che era andato molto bene in giro nei festival, di 11 minuti, molto interessante, e a questo punto ha sviluppato il concetto e ha fatto veramente un film. La famiglia Bélier, insomma, vi ha messo in difficoltà. La famiglia Bélier proprio è appunto iper mainstream, iper accessibile. Questo è un film, The Tribe, totalmente parlato nel linguaggio dei segni ucraino. Siamo in Ucraina, lui arriva subito in una scuola per sordomuti, il nostro protagonista, e non abbiate paura, perché se mai riusciste a vedere questo film, perché è un film ipnotico, è un film che vi porterà dentro e non vi lascerà più. L'ho trovato molto bello, un cinema intelligente e di grande perizia, di grande innovazione. Lui arriva in questa scuola per sordomuti e questo regista è cattivissimo, perché secondo me i sordomuti quando vedono il film si incazzano come delle bestie, perché il mondo che lui descrive è un mondo di mafia, è un mondo alternativo al mondo di noi che sentiamo e che parliamo, e quindi Miroslav lo dipinge subito una realtà camorristica. Infatti indovinate qual è il paese contro l'Ucraina che viene citato nel film costantemente, con tanto di viaggi e di spedizioni di donne? Indovinate un po' qual è il paese. Sì, è il paese della mafia, siamo noi. L'Italia viene molto citata perché lui è andato molto appunto razionalmente verso questa parallelismo tra appunto mondo della mafia, mondo del sistema, per citare Saviano, per citare Gomorra, e mondo dei sordomuti. Lui, il nostro eroe, arriva, il film è ipnotico perché è camera, anche lì sembra un po' Garrone o i fratelli Dardenne, la camera sta spesso alle spalle del nostro protagonista, lo segue fluidamente, lunghi piani sequenza, e il regista è bravissimo perché sembra quasi un fantasy, a un certo punto gioca molto con il cinema, a me piacciono i registi che giocano con il cinema perché è il cinema secondo me, quindi a un certo punto sembra quasi un fantasy, cioè non sentiamo mai nessuno, non ci siamo noi, interveniamo raramente, quindi chi parla e chi sente non esiste quasi. A un certo punto il film diventa un trip ed è Il Signore degli Anelli, solo che è Il Signore degli Anelli con questi ragazzi sordomuti di questa scuola ucraina dove c'è la prostituzione, dove c'è violenza, dove sostanzialmente c'è una gang, e lì il film diventa addirittura qualcosa di più perverso, perché Miroslav, questo bravissimo regista, è molto perverso. A un certo punto i corpi dei personaggi danzano, rimbalzano, è tutto così strano il film, non solo per questo, appunto, per questo linguaggio dei segni, ma anche per il movimento dei corpi nello spazio, che è West Side Story. D'altronde West Side Story raccontava le gang e raccontava anche le botte tra le gang, e raccontava un Romeo e Giulietta, e quindi un amore impossibile dentro la metropoli in forma di musical tra gang di giovani. Ebbene, Romeo e Giulietta sono anche dentro The Tribe, un amore impossibile forse anche dentro questo bellissimo film, che è anche molto crudele e anche molto ha uno humor macabro veramente cattivissimo, che per me che sono uno stronzo è il massimo, è contro i sordomuti, contro, in modo, è un humor molto acido nei confronti di una caratteristica, appunto della caratteristica principale dei sordomuti, che il regista sfrutta a livello cinematografico con due trovate scioccanti, notevoli, incisive, che secondo me potrebbero far molto incazzare i sordomuti. Quindi è un film sostanzialmente indimenticabile, di film non se ne fanno così, c'è anche un sesso
molto coreografato, un po' come le risse, e torniamo al concetto di West Side Story, è un film artefatto, è un fantasy, va bene? Sì, non ho paura di dirlo, è Un Signore degli Anelli, si intitola The Tribe, sono tutti sordomuti, il linguaggio dei segni sostituisce le parole, ma si capisce tutto e il film arriva ed è una botta devastante, soprattutto per il finale. The Tribe, Miroslav Slabospitsky ha vinto un sacco di premi l'anno scorso a partire dalla Semaine de la Critique a Cannes. È veramente un gran film. The Tribe, esordio al cinema con il botto.